set dominato da parte della sub, dove si vedeva il vostro vero gioco. Poi su in telecronaca viene detto si è spinto qualcosa, forse anche a livello mentale, si è visto proprio anche il body language un po' diverso delle giocatrici. No, il problema è che sapevamo che affrontavamo una squadra che difendeva tanto, che faceva dell'aggressività il suo punto di forza, e noi purtroppo nel momento in cui loro hanno cominciato a difendere un po' di più, a aggredirci al servizio, abbiamo subito mentalmente, ci siamo spenti. Questo purtroppo in una gara importante come questa non doveva succedere. Non siamo stati all'altezza dal punto di vista dell'aggressività mentale, dei fondamentali in cui si deve aggredire l'avversario, dal servizio all'attacco. A un certo punto abbiamo avuto paura di rischiare i colpi e loro si sono esaltati difendendo sempre di più. Adesso da dove si ricomincia, coach? Dal primo set? Ah no, non è tanto il primo set, perché poi il livello tecnico delle squadre avversarie sarà anche superiore di questo. Cioè noi dobbiamo imparare anche quando andiamo in difficoltà a continuare a avere il coraggio di spingere e avere un atteggiamento più positivo. Stasera non è successo, e ti ripeto, è grave perché è successo in uno scontro diretto, quindi sapevamo che sarebbe stata una battaglia e non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per affrontarla. Coach, in bocca al lupo, grazie mille.